Il 9 maggio 1889, un giorno indimenticabile, quando a Ragusa, mentre le campane suonavano a festa, la madre fondatrice consegnava ad una l'abito benedetto. Una storia lunga 131 anni, volti di donne che parlano di gioia, di donazione. Raggiunte da Cristo e dalla bellezza del Vangelo, sono le suore del Sacro Cuore. Ho sentito la voce di Gesù che mi chiamava quando mi sono affacciata verso il mondo e mi sono chiesta: ma qual è il mio posto nel mondo? All'età di 11 anni, avendo la fortuna di frequentare un gruppo parrocchiale chiamato Il Volto di Cristo Oggi. Ho iniziato a sentire la voce di Gesù che mi chiamava, che avevo circa 16-17 anni, e in quel periodo tutto ciò che vivevo iniziava a non bastarmi, avevo sete di un amore più grande. Quando il mio papà si ammalò, nella sofferenza ho sentito fortemente la sua voce che mi ha dato gioia. Da molto giovane ho sentito la voce di Gesù che mi chiamava, da una frase: Gesù ti ama. E da quel momento quelle parole cambiarono la mia vita. Ho sentito la sua voce quando ero alla ricerca di me stessa, tra gli amici, in famiglia, tra i libri, nella vita quotidiana. Ho sentito la voce di Gesù quando stavo seguendo le cose che pensavo mi renderebbero felice, ma invece ho sperimentato un vuoto. La mia vocazione l'ho scoperto durante in una delle adorazioni facevo dopo il catechismo. Il Signore mi ha fatto provare, mi ha fatto sperimentare il suo grande amore. Ho sentito Gesù e l'ho incontrato leggendo i Vangeli. Ho iniziato a sentire la voce di Gesù che mi chiamava all'età di 12 anni, proprio il giorno della mia prima comunione. In realtà io non ho sentito la voce di Gesù, ma ho incontrato il suo sguardo, uno sguardo pieno di amore. Quando avevo 11 anni ho sentito la chiamata di Dio a servirlo. Quando ho sentito la voce di Gesù che mi chiamava, avevo 18 anni e 4 mesi e non è stata né una visione né un sogno. Ho sentito la chiamata di Dio a 14 anni. Ho provato tanta gioia nel desiderio di seguire Cristo. La chiamata di Dio l'ho sentita da sempre, sin da piccola, in famiglia, dai nonni prima di tutto, e più tardi nelle scuole medie da una suora insegnante. Fino a 16 anni amavo le cose del mondo. Mi fu chiesto di far parte del movimento Focolarine e lì Cristo rubò il mio cuore. La voce di Gesù la sentì durante l'adorazione nel silenzio del mio cuore a 18 anni. L'ho sentito la prima volta verso l'età di 6 anni nella famiglia, durante una festa di ringraziamento. E poi questa voce si è fatta più chiara quando ho incontrato una suora. Sentivo un desiderio con entusiasmo di servire Cristo aiutando gli altri in modo particolare. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse. Sono sentita così quando ho incontrato Gesù. Traeva il servizio ai poveri perché in loro vedevo Gesù. Mi domandai: ma veramente ama proprio me? E la risposta l'ho avuta, perché sentivo il suo sguardo fisso su di me e avvolta dal suo amore, un amore che nessuno poteva darmi. Ho sentito di servire Gesù nelle persone sofferenti in Kenya e altrove, con amore incommensurabile. Il mio cuore ha cominciato ad ardere, ma nello stesso tempo ho avuto paura. Ho provato tanto paura perché sapevo che Dio voleva tutta la mia vita, tutto il mio cuore, e questo mi ha spaventato. La mia vocazione è proprio nata per i poveri, quindi oggi lavoro con i bambini poveri e anche con le famiglie in difficoltà. Tramite eventi e persone, ma soprattutto nel silenzio della preghiera, ho sentito che la risposta alle mie domande era Gesù, il suo Vangelo, e che in quel seguimi era nascosta la gioia. La gioia che provai quando fui chiamata dal Signore è stata immensa e per quello sono scelta per donare la gioia agli altri.
Nel mio cuore ho provato tanto entusiasmo e di fronte ad un'avventura così nuova e così sconosciuta ero piena di curiosità. In quel momento ho avuto tanta paura di perdere tutto quello che avevo e soprattutto la famiglia. Resistenza è l'atteggiamento che ho assunto all'inizio, perché sentivo tutta la fatica e il mio limite di fronte alla bellezza di questa chiamata. Ho provato un fuoco dentro di me e una felicità enorme di poter seguire Gesù. Cosa ho provato? Gioia, tanta gioia, una forte carica e voglia di fare le cose. E i dubbi sono spariti perché hanno lasciato il posto alla certezza. Adesso mi sento un po' così, come questo bambino, certa che niente e nessuno può strapparmi mai dalla sua mano. Oggi la mia vita è dedicarmi totalmente al servizio di Dio. Riassumo tutto con la parola pienezza, perché quella che vivo oggi è una vita piena dell'amore di Dio, che mi spinge a donarmi a Lui e agli altri. In una parola, allegramente soddisfatta. La mia vita oggi in una parola, piena, traboccante, seguire Cristo sulle orme della Beata Maria Schinina è l'avventura più bella che potessi mai vivere. Ogni giorno sono più innamorato con il mio Signore e con la bellezza della questa vita in cui posso amare tutti con l'amore di Dio. Natamani kushiriki nawe siku zote za maisha yangu. Vorrei stare con te tutti i giorni della mia vita. In una parola, dono. Dare tutto o niente. Sono contenta e non sono mai pentita di essere suora. La mia vita oggi si intreccia con realtà, responsabilità, oblazione e appartenenza. Beh, una parola sulla mia vita di oggi. Non ho rimpianti né delusioni, né sogni nel cassetto, perché ho realizzato tutto ciò che desideravo. Posso dire che sono felice e anche spericolata per i traguardi raggiunti in questi 23 anni di consacrazione al cuore di Gesù. La stessa parola di quel giorno, mi lascio conquistare e tu farai il resto. In questi 24 anni di vita religiosa, sulla scia di Maria Schinina, cerco sempre di fare amare il cuore divino di Gesù. La parola che ben definisce la mia vita adesso è gratitudine. Amatevi, amatevi, amate Gesù, amate chi soffre, amate la piccola e cara istituzione.